D'Annunzio torna a Pescara con 10 giorni di eventi per riscoprire le molteplici forme in cui si è espresso il genio del Vate a 100 anni dall'impresa di Fiume. Con questa idea nasce la Festa della Rivoluzione, promossa dal Consiglio regionale, che animerà la città e i luoghi d'annunziani con convegni, letture, mostre, concerti, spettacoli e aperitivi con chef stellati. Questa mattina, presso l'Ex Aurum, è stato presentato il ricco programma, che prenderà il via con l'anteprima del 6 settembre in Piazza Muzi e si concluderà il 15 settembre con un gran concerto proprio all'Aurum. Erano presenti il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente della Giunta Marco Marsilio, il consigliere Guerino Testa, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l'attore Edoardo Silos Labini e il giornalista Alessandro Sansoni. Sono Gabriele D'Annunzio, è oggetto di approfondimenti per l'esperienza di Fiume e poi per la costituzione del Carnaro da parte di tutto il mondo. Voglio dire, trova la sua esplosione massima al Vittoriale degli italiani, dove si susseguiranno iniziative della stessa importanza e anche superiore. Ci sono decine di libri usciti per questa ricorrenza, ci sembrava opportuno che anche Pescara, città dove D'Annunzio è nato, approfittasse dell'anniversario dell'esperienza di Fiume, dei 100 anni di Fiume, per riscoprire la parte di D'Annunzio più culturale, artistica, politica, dal fumetto al gusto, dal teatro alle mostre, e anche far cadere qualche tabù ideologico storicamente ormai acclarato. Il fascismo è stata un'esperienza e D'Annunzio ne è venuta prima ed è stata un'esperienza di natura mondiale. A Fiume nello stesso momento vi erano Toscanini e Marconi, si rincorrevano Lenin e Mussolini e il futurismo trovava un'ulteriore esplosione di creatività. È un'occasione per Pescara di proiettarsi e per l'Abruzzo su uno scenario nazionale e internazionale grazie alla figura di Gabriele D'Annunzio. Ci saranno anche iniziative che nel corso del programma, che proseguirà anche dopo il 15, si terranno a San Vito, a Fossa Cesia. La mostra sarà, le mostre saranno itineranti, perché ne sono due, una curata da Giordano Bruno Guerri e una curata a casa D'Annunzio grazie anche alla sovrintendente Arbace, più incentrata sulle passioni di Fiume. È una grande opportunità per tutti gli abruzzesi di scoprire tante cose di Gabriele D'Annunzio, che è anche l'inventore dello scudetto che assegniamo, è appena iniziato il campionato, che assegniamo ogni anno a chi vince il campionato di Serie A. Infatti avremo anche il presidente della FIGC Gravina per un dibattito sullo sport a Fiume. Insomma, tante cose che speriamo vengano apprezzate e possono essere ampiamente partecipate.